soprattutto radicata nella zona diciamo più vicina alla Polonia, è molto nazionalista e quindi chiedeva al Papa di riaffermare appunto contro Putin, ma così insomma il colloquio è stato molto molto pacato e insomma è anche molto amichevole tra il Papa e Putin, ed è terminato con l'impegno di Putin diciamo la richiesta al Papa, l'impegno ad invitarlo poi in Russia per incontrare il patriarca ortodosso. Quindi questo è un po' la situazione che noi vediamo. E che cosa può succedere nel frattempo? Proprio perché gli americani hanno un tempo limitato, sanno che la Russia e la Cina stanno stringendo sempre più i bulloni di questo loro accordo, che è economico principalmente, ma è anche militare. Ci sono state la Cina ha mandato navi nel Mediterraneo e adesso sono arrivate nel Mar Nero, quindi sono davanti alle coste diciamo sia dell'Ucraina sia della Russia sia della Turchia, e quindi lì c'è una situazione molto particolare che potrebbe innescare un nuovo conflitto e l'occasione di una deflagrazione. È una piccola nazione che nessuno conosce qua, perlomeno pochissimi, che batte pure moneta, alle sue strutture statuali, però insomma è una piccolissima. C'è stata una guerra tra la Moldavia e la Transnistria e c'è un contingente russo che sotto l'egida dell'ONU sta lì a proteggere, a garantire questa situazione di pace tra questa piccola nazione e la Moldavia. C'era un impegno da parte dell'Ucraina di mantenere un corridoio per rifornire le truppe russe presenti lì su mandato, ripeto, dell'ONU in Transnistria, che poi si chiama così perché è la parte orientale del fiume Nistro. Però adesso c'è Poroshenko, ha vietato agli aerei russi, di militari russi, di sorvolare l'Ucraina per portare aiuto alle truppe, e tra l'altro la Transnistria non sta sul mare, quindi nemmeno non si affaccia sul mare, quindi nemmeno le navi russe potrebbero portare aiuti, che poi insomma anche quello che serve per mantenere un contingente militare, non solo le armi, voglio dire. Quindi questo è un grosso problema che potrebbe essere una scintilla che può provocare di nuovo una deflagrazione nel conflitto che già esiste in quella zona. Non a caso l'ex presidente della Georgia, poi mandato via perché ha perso le elezioni, ma era collegato ai servizi americani e aveva fatto tutta un'azione appunto di provocazione nei confronti della Russia, c'era stata anche una piccola guerra tra Georgia e Russia, adesso è il sindaco di Odessa, la città dove c'è stata quella tragica conclusione nella casa dei sindacati con decine, se non qualcuno parla anche di un centinaio di morti bruciati ad Odessa da i filonazisti che si dicono i rivoluzionari di Maidan della piazza a Kiev. Ecco, quindi noi dobbiamo capire che l'Europa deve prendere una posizione, non dico che si allontani definitivamente dagli Stati Uniti, ma che sia più autonoma. Non a caso gli Stati Uniti mirano di volta in volta ad una nazione, adesso hanno mirato alla Germania e
precedentemente avevano ricattato l'intera comunità europea con i loro più stretti alleati, che sono i britannici, perché il Cameron aveva dichiarato che, insomma, questa non voleva avere rapporti così stretti con l'Unione Europea. Adesso, quindi, l'intervento degli Stati Uniti è servito, quindi questa è stata un po' la pantomima che hanno fatto per far dichiarare a Cameron che lui non permetterà a nessuno dei deputati conservatori di sponsorizzare il referendum anti-Europa, e quindi questo un po' ha tranquillizzato la Merkel, ma secondo me era un gioco delle parti. Va bene, vogliamo mandare un'altra canzone, che è quella di Giorgio Canali, Nuvole senza Messico. Improbabili prove di volo, paracadute difettoso.
Allora, dopo questo brano, riprendiamo parlando sempre di, perché Putin è venuto ieri ed era la giornata della Russia, ma c'è stata anche la giornata della Cina, no, all'Expo, e c'erano tanti cinesi, perché i turisti stanno arrivando, anche se ancora non c'è il pieno di turisti stranieri, c'è il pieno degli italiani, un po' meno degli stranieri, però i cinesi vengono, come c'erano anche i russi, voglio dire, magari qualche cinese intervistato non sapeva nemmeno, o qualche russo non sapeva nemmeno che era la giornata della Russia o della Cina, no, però insomma c'erano venuti lo stesso, quindi non c'era nessuna indicazione particolare. Sì, è vero, infatti mia moglie era andata con una delegazione per una delle manifestazioni di contorno, alcune centinaia di donne cinesi hanno infatti sfilato al padiglione Cina con, indossando il vestito tradizionale cinese, il qipao, che insomma, è bellissimo, no? Perché Vabbè, ma tu sei cinese, è bellissimo, sono belli, tutti a seta. Sono belli perché poi esaltano molto le forme della donna, no? Quindi, quindi sono belli soprattutto per si fanno apprezzare anche per quello. Esattamente. E quindi, per esempio, diciamo sotto la regia di varie associazioni che sono state invitate dalle autorità cinesi, ci sono state appunto più di un centinaio di donne cinesi residenti in Italia che hanno sfilato con i loro abiti tradizionali. E, insomma, c'era tantissima gente, anche un po' di confusione forse per quello, però insomma dimostrazione che comunque l'interesse per l'Expo c'è e probabilmente crescerà prossimamente. Bene, poi mi dicevi che volevi anche parlare un po', oltre che dell'Expo, dello sport che si sta sviluppando. Ma prima adesso mi sovviene una cosa che hai detto prima, che questi nuovi ricchi, a differenza del passato che insomma accumulavano denaro, quindi la liquidità delle banche cinesi era enorme eccetera, adesso si vogliono anche un po' godere la vita, quelli che appunto fanno gli imprenditori e si sono arricchiti, e in questo lo spazio dell'Italia secondo te è grande nel senso della qualità, no? Dei prodotti che questi acquistano, che vogliono, desiderano? Ma direi di sì, perché appunto molto spesso si cerca di uniformare un fenomeno che non si capisce. Il turista cinese è ancora un po' non è stato ben inquadrato, no? dagli operatori italiani, e quindi si cerca una chiave di lettura, ma questa chiave di lettura in realtà non c'è, perché ci sono i turisti mordi e fuggi con bassa capacità di spesa. Mi viene in mente per esempio una che conosco, che ho aiutato per comprare il biglietto del treno e che insomma probabilmente spenderà pochissimo perché ha una capacità di spesa molto ridotta, però insomma nonostante questo vuole visitare le città d'arte italiane. E poi ci sono invece degli alto spendenti e degli altissimo spendenti. Insomma, mi viene in mente per esempio una persona, un operatore del turismo, che in un anno, dice lui, segue poco più di 10 clienti, no? 10 clienti che sono dei nuovi ricchi cinesi, e questi qui gli danno 10 persone e basta, gli danno abbastanza lavoro insomma, per poter sostenere la sua attività. E,